Preghiera, elemosina, digiuno sono i tre grandi pilastri della Quaresima. Opere concrete, dice il Cardinale, discipline, allenamento dello spirito che ci permettono di percorrere l'itinerario che arriva a Pasqua. La Messa delle Ceneri, che apre il tempo liturgico della penitenza, è stata presieduta dall'Arcivescovo in cattedrale. Con numerosi fedeli, tanti i giovani, erano presenti i vescovi emeriti residenti e la comunità del seminario regionale. Gesù chiede che queste opere siano compiute nel segreto, ha detto ancora l'arcivescovo all'omelia. È esattamente il contrario di quello che invita a fare il mondo, tanto che facciamo quello che gli altri vedono, o lo facciamo per farlo vedere, magari mettendolo in mostra, o solamente rendendo tutto un sipario, per farci un selfie e mandare le immagini. Per il mondo noi siamo importanti se gli altri ci notano, se conquistiamo a qualsiasi prezzo consenso, sapendo però anche che è volubile ed è epidermico. La riflessione del cardinale parte dalla forza orribile del male, alla quale non dobbiamo abituarci. In un mondo con troppa solitudine, segnato dalla pandemia della guerra, che semina morte e odio, con tanto individualismo che assorbe tutta l'acqua e rende la terra un deserto, abbiamo proprio bisogno di cambiare per lottare contro il male, perché il deserto fiorisca, gli arsenali diventino granai, i cuori imparino la gioia di amare e di donare vita per conservare. Ci misuriamo con il dolore assoluto che si manifesta ogni volta che una vita viene tolta violentemente di mezzo, un dolore che sperimenta crudelmente il limite perché è semplicemente irreparabile. E se siamo molto esperti del male e del dolore degli altri, in Quaresima iniziamo da noi, da me, dal mio peccato. Di fronte a tanto dolore, domani qualcuno potrebbe chiederci che cosa abbiamo fatto, perché non abbiamo fermato le mani del fratello contro suo fratello. La Quaresima è cambiare quello che c'è e renderlo come era stato pensato, una casa per le persone e non una trincea, un giardino e non una desolazione, una ricchezza e non un problema. C'è troppa abitudine alla morte, rimossa o nascosta, tanto che si combatte troppo poco per la vita, confondendo questa con vitalismo e prestazione. La vita è sempre fragile, debole e ha diritto ad essere amata e protetta, sempre. Cambiamo quindi, ha detto il cardinale, iniziando da noi stessi, perché se io cambio, il mondo inizia a cambiare. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. È l'esortazione che viene rivolta a ciascuno dei fedeli in questo speciale atto penitenziale, celebrato 40 giorni prima della festa di Pasqua, un gesto da comprendere proprio nella prospettiva della passione e della risurrezione di Cristo. Siamo niente, siamo polvere, ma polvere amata.